Amici di Fano TV, bentrovati. Oggi siamo in questo bellissimo spazio immersi nella natura, all'agriturismo La Possione di Mercatino Conca, per l'ennesima edizione della giornata del biologico 2022. Il comune di Mercatino Conca quest'anno ospita l'edizione della giornata del biologico 2022 in una location veramente meravigliosa. Sì, è certamente così. Ringrazio gli organizzatori, la CIA, Camera di Commercio, per aver deciso di parlare di biologico quest'anno proprio a Mercatino Conca, in un luogo che tra l'altro, come avrete visto, è un po' il fiore all'occhiello del nostro piccolo comune. Trovo molto importante parlare di questi temi proprio in un agriturismo. Spesso queste iniziative si fanno nelle sale dei comuni, nelle sale convegni, invece parlare di biologico nei luoghi in cui davvero si respira l'aria del prodotto locale, della cultura locale, lo trovo particolarmente significativo anche dal punto di vista dell'immagine che passa all'esterno. Quindi grazie per questa iniziativa. Parlare di biologico è molto importante anche per i comuni. Già i comuni cercano di fare la sua parte, nelle mense si cerca di favorire l'utilizzo di prodotti locali e compatibilmente, diciamo, con le misure richieste dall'ASUR in tema di tracciabilità dei prodotti, ma ecco, chi si approccia a questo tema si accorge che dietro c'è davvero un mondo per lo più sconosciuto. Quando andiamo a comprare un prodotto, dal punto di vista del consumatore, spesso non sappiamo bene cosa significa biologico, cosa si nasconde dietro l'etichetta bio. Quindi trovo molto importante che oggi se ne parli con rappresentanti autorevoli che sicuramente riusciranno a chiarirci le idee anche dal punto di vista di quello che deve essere il nostro comportamento alimentare nelle mense, nelle scuole e più in generale su un tema che negli ultimi anni è sempre più dibattuto. La giornata del biologico 2022, qual è il tema di questo evento? Allora, il tema di questo evento è parlare del biologico, è un biologico nel quale la CIA di Pesaro Urbino insieme alla Camera di Commercio delle Marche ha sempre creduto, in quanto il progetto è finanziato anche dalla Camera di Commercio delle Marche per far sì che il biologico, come sta accadendo, diventi fondamentale nel futuro sia per quanto riguarda il discorso dell'alimentazione umana, quindi anche come uno stile di vita che poi sia, diciamo, in sintonia con i tempi che ci fanno ritornare sempre di più a uno stile di vita sano, genuino, con tutte le problematiche collegate che ci abbiamo avuto soprattutto negli ultimi 2 anni. Edizione 2022 della giornata del biologico, un momento prezioso per parlare di un argomento molto importante. Sì, ormai sono diversi anni, mi pare o 13 o 14, che riproponiamo la giornata del biologico, anche perché veniamo da una provincia ma anche da una regione che crede tanto nel biologico ed è stata la culla del biologico, se io penso a tutte le cooperative che hanno creato il biologico nel nostro territorio. Quindi un obiettivo importante, un obiettivo che ci dà orgoglio, perché come Marche abbiamo già raggiunto l'obiettivo che prefigge la Comunità Economica Europea. Non basta, perché purtroppo dobbiamo compensare chi invece è in forte ritardo, quindi cercheremo di, insieme alla Regione, di spingere ancora di più questo settore. Noi ci crediamo tanto, come ho detto ormai sono 14 anni che facciamo questo evento e ci crediamo tanto, ormai siamo anche a un anno dall'istituzione del distretto biologico regionale. Ci abbiamo creduto tanto, anche lì ci abbiamo messo risorse e tempo per poterlo istituire con il vecchio, con l'assessore che adesso è andato a Roma. Ancora è un bambino che sta imparando a camminare adesso, quindi dobbiamo lavorare, continuare a lavorare per farlo crescere, per farlo diventare un segnale, un'etichetta, mettiamola così, famosa nel mondo, perché per noi il distretto biologico è una cosa importante che può far conoscere il biologico delle Marche nel mondo.
Giornata del Biologico 2022, oltre l'importanza lato consumatore c'è anche un'importanza di trattare questi temi dal punto di vista dei produttori e degli agricoltori. Certo, buongiorno a tutti, siamo all'ennesima giornata del Biologico nella provincia di Pesaro Urbino, come ogni anno noi ricorriamo. Nella provincia di Pesaro Urbino diciamo che ogni anno sempre più aziende si avvicinano alla certificazione biologica, iniziando prima un percorso di conversione e poi la certificazione vera e propria. Un vantaggio per gli agricoltori, diciamo che la nuova generazione lo sta trovando, anche perché visto i cambiamenti climatici, visto tutte le difficoltà che abbiamo con le temperature, il sistema biologico è quello che ci preserva di più la coltivazione, perché permette delle lavorazioni del terreno che mantengono di più l'acqua, mantengono più materia organica e di conseguenza si va proprio incontro a quell'agricoltura che vogliamo, a quell'agricoltura con pochi fertilizzanti, a quell'agricoltura le nuove generazioni sono portate a questo tipo di nuova agricoltura, di questa agricoltura che poi vogliamo dirla nuova, ma magari i nostri nonni la facevano già, non avevano poi queste attrezzature poi così importanti per fare delle lavorazioni profonde, ma questo oggi abbiamo scoperto che una lavorazione superficiale è l'ideale per l'agricoltura biologica, perché mantiene una percentuale di materia organica superiore rispetto alle lavorazioni tradizionali. Che possiamo dire? L'agricoltura biologica nelle Marche ha un bel peso, oltre il 22% dei terreni sono in biologico o in conversione biologica. Noi facciamo parte come provincia nel distretto marchigiano, quindi speriamo che questo sia un volano proprio per il nostro territorio. Edizione 2022 della Giornata del Biologico, un'edizione importante di ripresa anche dopo il periodo di pandemia e soprattutto dopo che le Marche sono diventate distretto biologico. Infatti questo è un nostro grande orgoglio, compreso per la nostra associazione, perché da sempre è stata pioniera per l'agricoltura biologica. Ecco, questo testimonia per l'appunto l'importanza del contributo che CIA Marche ha dato alla nostra regione per la costituzione di un distretto biologico marchigiano. Presidente, la giornata del biologico, un evento molto importante per questo territorio. Beh, sicuramente, per questo territorio, come dice, in special modo, questo territorio che ha voluto darsi un'etichetta molto impegnativa, che è quella del distretto unico biologico, che nasce in verità sull'iniziativa di Anabio del distretto biologico del Terre Marchigiane. Per cui noi continuiamo sulla nostra strada cercando di portare idee, innovazioni, pensiero a lungo termine, che è quello che serve al biologico in una regione che già di suo, istintivamente votata all'agricoltura biologica. Cioè, se c'è un terreno, un luogo, un territorio, un clima, una terra particolare è questa delle Marche, che a parte essere come sempre definita al plurale, ma è anche a un plurale di varietà pedoclimatologiche, cioè non casualmente il grano nostro, il grano delle Marche, è considerato il miglior grano possibile. E così insomma. Oggi abbiamo una bellissima manifestazione della CIA qui a Pesaro, proprio del biologico. Parlando del biologico dobbiamo ricordare quello che abbiamo fatto negli scorsi anni
con l'assessore Carloni, proprio per creare questo distretto biologico delle Marche, un distretto biologico di 2100 imprese, parliamo di 71.000 ettari di campi coltivati che rappresentano circa 100 milioni di euro e passa di produzione che vengono messe in campo. Sono dei numeri importanti, numeri che qualificano il valore del mondo dell'agricoltura e del biologico marchigiano. Un distretto poi fatto da piccole e micro aziende, medie o grandi aziende, perciò è quell'humus che completa tutta la struttura delle imprese che lavorano nel biologico, rispettando sia il piccolo sia il grande o il medio, in una correlazione molto forte che la Regione, la Camera di Commercio, le associazioni dell'agricoltura e la CIA in questo passaggio hanno fatto tanto. Spero che veramente con gli sviluppi, i nuovi assessori a livello regionale si possa dare adesso vita a tutto quel processo che serve per valorizzare ancora di più il tema del biologico nelle Marche e far sentire anche la nostra voce nel territorio nazionale ma anche nelle fiere europee e far conoscere che questa regione a livello di biologico è il distretto più grande a livello europeo. Le aziende, come abbiamo detto, sono tante, di ogni genere, le produzioni sono di altissima qualità e far percepire il valore del biologico, del mangiare sano, i prodotti naturali, valorizza anche lo stesso agricoltore che li coltiva. Dobbiamo dare più, diciamo, enfasi al costo del prodotto, a valorizzarlo, perché gli imprenditori dell'agricoltura devono avere anche la loro marginalità e qui dobbiamo essere bravi. La Camera di Commercio è a disposizione della CEA, delle associazioni dell'agricoltura, della Regione Marche, con l'assessore Antonini cercheremo di trovare quelle sintesi insieme anche alla nostra azienda speciale Linfa, dove il dottor Santi ne è il vicepresidente insieme al presidente Mariani. Proprio l'azienda speciale sull'agroalimentare può essere quel messaggero nelle fiere e far portare i nostri imprenditori anche in quelle zone che magari avrebbero difficoltà per far emergere i loro prodotti. Io sono sicuro che lavorare insieme in squadra tra istituzioni, associazioni di categoria, gli stessi agricoltori è un valore aggiunto. Dobbiamo soltanto lavorare e far sì che questo, diciamo, movimento che si è messo in atto negli anni passati oggi abbia un peso e un motore per poter presentare i nostri prodotti. Ci proveremo da qui ai prossimi anni. La giornata del biologico è un'occasione importante per parlare di un tema molto importante. Sì, il biologico in effetti ci richiama agli stili di vita, perché mangiare biologico significa anche rispetto della natura, rispetto dei cibi, rispetto degli animali, quindi diciamo in realtà l'agricoltura biologica è un qualcosa completamente, diciamo sì, innovativo, che nasce nelle Marche dal nostro, diciamo, che ho conosciuto bene, Girolamo Uni, che è stato uno dei primi, dei pionieri dell'agricoltura biologica e affiancata poi alla biodinamica, perché sono abbastanza complementari. Quindi diciamo che è lo stile di vita quando parliamo di agricoltura biologica. La giornata del biologico 2022, quali riflessioni in questo tavolo? La Regione Marche da ormai tanti anni punta in modo importante sull'agricoltura biologica. Siamo vicini agli agricoltori con diverse misure del PSR 2014-2020 e anche con diverse misure del nuovo piano di sviluppo rurale che entrerà in vigore già nel prossimo anno, nel 2023. Stiamo attendendo gli ultimi atti della Commissione Europea di approvazione del piano nazionale, del piano di sviluppo nazionale, per fare i documenti regionali. L'agricoltura biologica quest'anno è stata sostenuta con più di 27 milioni di euro con la misura 11 del piano di sviluppo rurale. La Regione Marche è una delle prime regioni con organismo pagatore AGEA come
percentuale di spesa. Abbiamo già istruito le domande della campagna 2022 e sono arrivati in questi giorni gli anticipi agli agricoltori biologici, pari all'85% dei premi richiesti. Adesso nei prossimi giorni, prima della fine dell'anno, saremo impegnati per le istruttorie delle domande, per pagare ove possibile i saldi entro l'anno e poi dopo per le domande che avranno invece delle problematiche avremo tempo fino al mese di giugno per le istruttorie. Chiaramente l'agricoltura biologica è veramente importante per la tutela della biodiversità regionale, per la tutela dell'ambiente, perché la Regione Marche è stata una regione dove è nata l'agricoltura biologica e si è sviluppata e ormai rappresenta più del 20% della superficie regionale, quindi la regione punta tantissimo su questa misura per anche avvicinare gli agricoltori alle popolazioni locali. Amici di Fano TV, per questa edizione della Giornata del Biologico 2022 è tutto. Un saluto da questo meraviglioso posto immerso nel verde, Agriturismo La Possione.